quindi apriamo con questa notizia, la quarantena anti-Covid. Quanto tempo? Quanti giorni dura? 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni, 21, insomma, una durata un po' ballerina. L'ipotesi di passare da 15 a 10 giorni nelle ultime ore ha perso quota. Il timore è che riducendo i tempi di quarantena diventi più difficile individuare i positivi. Martedì prossimo è attesa una riunione del Comitato Tecnico Scientifico. La decisione finale prenderà in considerazione anche la scelta compiuta e suggerita da altri paesi, istituti di ricerca, e qui le posizioni sono molto variabili. Si va dai 7 giorni scelti dalla Francia alle 3 settimane suggerite dall'Università di Shanghai. La quarantena nasce dai 40 giorni, perciò si chiama quarantena, in cui le navi che provenivano da zone interessate dalla peste venivano messe in isolamento. La posizione ufficiale rimane quella delineata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli ultimi giorni è tornata a difendere la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni con il doppio tampone negativo. Alcuni paesi stanno valutando una riduzione del periodo di quarantena combinata con una attività di test. La Francia, ad esempio, che nonostante un livello d'allerta abbia superato in 42 dipartimenti, ha portato a 7 giorni la quarantena. Una boccata d'ossigeno, sì, per le imprese, un sollievo per i cittadini chiusi in casa anche solo per precauzione, ma intanto la riduzione è coincisa con una esplosione, come sappiamo, dei casi in Francia. L'Università di Shanghai invece è di parere opposto, sostenendo che la quarantena debba essere allungata a 21 giorni perché il periodo di incubazione del virus sarebbe più lungo. Per la London School of Hygiene and Tropical Medicine i tempi vanno invece ridotti. Negli Stati Uniti i Center for Disease Control and Prevention hanno concluso che la durata della quarantena potrebbe essere ridotta a 10 giorni. Insomma, ognuno tira per la sua teoria, a seconda delle convenienze e degli interessi. E non è certo la strada giusta. Il mondo non ha ancora capito che non è la politica, ma è la scienza a dover suggerire una decisione alla politica.